Se ci riesco. Wow, miracolo. Allora, come sempre, cominciamo con la tzedakah, che le parole che vengono al cuore entrano nel cuore. Amen. E, ed è qualcosa che è bello cominciare con la tzedakah perché rende, dà l'armonia al momento. Io mi ricordo, settimana scorsa ho cominciato un shiur senza tzedakah, ho cominciato a discutere di tutto e di più, e alla fine l'ho fatto. Dico, no, adesso, meglio cominciare con la tzedakah. Che veramente Kadosh Baruch Hu ci apre le porte, che qualsiasi cosa dobbiamo dire o dobbiamo condividere sia inerente al momento. Ieri mi è successa una cosa molto, molto strana. Sono entrata a un incontro di lavoro e sia io che questa persona abbiamo avuto la sensazione molto, molto forte che ci siamo già conosciute e che dobbiamo incontrarci. Sono quelle giornate in cui dici la Shgacha Pratit che fa bling bling. Non succede sempre, a me è successo ieri in modo molto evidente, e in cui questa persona ti dice determinate cose, tu dici de determinate cose a questa persona, ma tutte e due siamo estremamente coscienti del fatto che dovevamo incontrarci, che ci conoscevamo anche se non riusciamo a capire da dove, e che ognuno va a dire qualcosa all'altro. Quindi veramente impressionante, succede molto spesso poi in Eretz Yisrael, ma in modo così chiaro, in modo così forte. Devo dire, era un bel po' che non mi succedeva e dico, ah, grazie, proprio il bello di Am Yisrael, che siamo tutti shlichim, siamo tutti revim, siamo tutti interdipendenti. E soprattutto quando meno te l'aspetti, non ci pensi, pum, succedono delle cose che ti dimostrano, anche nei momenti di chesed, di rachamim, di Hashem, che ti dimostrano che non è che siamo qua che ci giriamo in tondo da soli, ma che è tutto un disegno divino. E lì dove dobbiamo essere, lì dove dobbiamo parlare, lì dobbiamo vedere, ha tutto una sua, un suo peso, una sua giusta misura. La domanda che noi dobbiamo porci è che cosa devo fare io, come devo reagire io a questa situazione, che cosa devo apportare io a questa situazione. Abbiamo studiato varie volte, ma soprattutto quando abbiamo fatto una VI, che anche la settimana scorsa, con le storie dell'Admura Zaken, che le mitzvot vanno fatte nella materialità. Se c'è un contesto in cui si va in un mondo che va al di là della materialità, della fisicità, lì non possiamo fare le mitzvot. Lì non è richiesto di fare la mitzvah. L'abbiamo fatto due esempi. Il primo è quando la moglie di Ovadia, la vedova di Ovadia, attraverso la berachà di Elisha, il profeta Elisha, riceve una quantità immensa di olio e così può riscattare i suoi figli. E che dovevano essere presi schiavi dal figlio di Achav, il re, perché Ovadia era mancato lasciando dietro un sacco di debiti per salvare i profeti. E dice il testo, se non sbaglio, Rashi dice che lei non doveva pagare. E innanzitutto, nessuno le avrebbe posto nessuna domanda dove aver ricevuto questa grandissima ricchezza, che comunque. Chiaramente il governo voleva la sua parte di imposte, quindi nessuno si sarebbe posto la domanda, ma soprattutto lei non doveva pagare Maser. Perché? Perché nel momento in cui aveva ricevuto un regalo divino al di là della natura, non l'aveva guadagnato, non l'aveva piantato, seminato, arato, frantumato, eccetera, l'aveva ricevuto Minashamam, lì non c'è bisogno di pagare Maser, lì non c'è bisogno di dare una decima. Perché non ha a che fare con la materialità. E allo stesso tempo c'è la storia di Admura Zaken che quando è stato preso in prigione, e la prigione all'epoca a San Pietroburgo era in mezzo a un isolotto, quindi per raggiungerla bisognava navigare una barchetta, e il soldato di corvée che guidava la barchetta non acconsentì a fermare la barca per permettere ad Admura Zaken di fare Birkat HaLevana, la preghiera sulla luna. Anche dopo vari tentativi di richiesta, la barca si fermò in modo sovrannaturale. Ma l'Admura Zaken chiese comunque al soldato di fermare la barca in modo naturale perché non poteva effettuare una mitzvah nella supernaturalità. Da qui capiamo che tutto quello che ha a che fare. Noi siamo sempre portati a pensare che il mondo spirituale, il Gan Eden, quello che viene dopo, eccetera, o che viene prima, insomma, la parentesi che viene prima e che viene dopo, è quella che gestisce e che determina
gli eventi, invece è esattamente il contrario. E la Dmura Zaken, abbiamo cominciato la settimana scorsa con il Roscoresh, la Chassidut, con gli Utet Kislev, a ricominciare a studiare Tania. E da qui ricominciamo il famoso studio di chi siamo, come siamo composti, come è composto il nostro io, perché abbiamo una tendenza a una mini schizofrenia, tutti quanti, chi più, chi meno. Ho letto una lettera recentemente che avrebbe invita a chi soffre veramente di questa cosa in modo a mettere il tefillin, a controllare il tefillin, nel senso che l'osservanza della mitzvah aiuta a stringere questo dualismo che abbiamo dentro di noi. Ma abbiamo un dualismo, perché noi abbiamo un lavoro da fare. Allora ci teniamo stasera, comunque l'abbiamo fatto un pochino settimana scorsa, ma ci teniamo stasera a riprendere un attimino quello che è l'introduzione a Tania, il perché, che è anche scritto, chiamato Sefer HaBeinoni, ed il perché la Gemara Zaken ha deciso di compilare questo master, che è valido per tutti, non è un'opera solo per la letteratura, chiamo così, di apprendimento del mondo Chabad, Lubavitch, tra virgolette, slash Lubavitch, ma è uno strumento che è necessario per la comprensione della nostra fisicità spirituale e capire meglio come siamo. Si dice che quando una persona esce di casa per intraprendere un viaggio, è bene non tornare indietro se ha dimenticato qualcosa in casa. Basta, è già uscito, si è già cominciato un percorso. Allora è successo che un Hasid aveva dimenticato qualcosa di importante, ma non voleva tornare a casa, al che chiese un pitaron, una soluzione, e il Rebbe disse: studia Tania e poi vai. Perché? Perché il fatto di studiare Tania ci cambia, dopodiché siamo un'altra persona. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui noi risettiamo la macchina, noi utilizziamo esattamente così come Hashem ci ha creato, con tutti i nostri pregi e con tutti quelli che noi consideriamo dei difetti, ma che non lo sono, che sono dei strumenti di lavoro, per il servizio divino. Lì con tutto, tutto il complesso con cui vi andiamo creati, quello è un complesso il migliore possibile per permetterci di fare il nostro percorso. E siccome ognuno di noi ha un percorso diverso e ognuno di noi ha una missione diversa, ognuno di noi deve guardare più che altro a livello introspettivo. Bisogna sempre guardare chi ha un livello spirituale più alto di noi e cercare di tendere a quel livello, ma la verità è che ognuno di noi, attraverso uno studio, attraverso un lavoro di introspezione, riesce a capire quello che è veramente il suo percorso e apprezzare quello che è il suo percorso. E infatti la Dmura Zaken comincia con il Tania. Tania in realtà non è il nome come l'ha chiamato la Dmura Zaken, ma è il titolo. Da noi viene chiamato Tania perché è la prima parola che viene del testo. In realtà si chiama Likutei Amarim o Sefer HaBeinonim. E il primo capitolo, che abbiamo cominciato la settimana scorsa, comincia con una frase che è un must e che ci fa capire più o meno cosa succede. Quando la Neshama deve scendere in questo mondo, che poi comincia a scendere nei 9 mesi di gravidanza, e piano piano comincia a scendere da dei mondi spirituali verso un mondo materiale, e poi si inserisce formalmente nel corpo del bebè con la nascita, la Neshama prima di scendere in questo mondo stipula, tra virgolette, un contratto con HaKadosh Baruch Hu e dice: Tania mashbi'im oto, viene fatto una promessa, una buona stretta di mano con HaKadosh Baruch Hu, la Neshama con HaKadosh Baruch Hu, e dice: Tiet tzadik, dice Hashem, sii giusto, vi alti irasha, e non essere malvagio, vi affido con l'olam kulo, e anche se tutto il mondo Omrim lecha tzadik, ti dicono a te tzadik, ata ye benecha ke rasha. Tu ti consideri un rasha, cioè non farti lo sconto perché tutti ti dicono che vai benissimo, però
super introspezione della Dmura Zakhen, pronti via, dice: Vezzarich Lavin, però bisogna capire, uno non deve farsi automortificazione. Il fatto di dire che non si sta ascoltare l'elogio di tutti quanti, tzadik, 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 allora uno si deve considerare malvagio. Kasfeshelov, Dmura Zakhen dice: Vezzarich Lavin, bisogna capire, de ha denan. Avot Perkbet, prende il Avot Perkbet, la Mishnah, viati Yerasham ipne atzmecha, e non essere malvagio nella tua stima personale. E qui un punto che è fondamentale, il fatto che da una parte dobbiamo essere coscienti che tutto quello che c'è intorno può essere un elogio fino a se stesso, ma che soprattutto noi dobbiamo avere uno spirito autocritico nei nostri confronti, perché siamo noi che maniamo la nostra realtà all'esterno e non il contrario. Ma allo stesso tempo la Dmura Zakhen dice: ricordati di non avere un occhio negativo su te stesso, perché quanto più noi abbiamo un occhio positivo su noi stessi, quanto più noi crediamo in noi stessi, quanto noi più crediamo nella Elokut che c'è dentro di noi, quanto più noi raggiungiamo quello che è il nostro obiettivo. E quanto oggi la psicologia, la filosofia moderna parla di questo, e la Dmura Zakhen ce lo racconta più di 250 anni fa, Hanukkah Sameach, ovvero nel momento in cui io mi riconnetto col mio io, devo essere cosciente che devo avere un giudizio autocritico. Tra l'altro è la yom yom del mio compleanno, di apprezzare la criticità, perché ha il suo lato positivo, ma non avere un occhio negativo nei nostri confronti. La cosa più interessante è che quando noi facciamo chitat, quando noi studiamo un pezzettino, la porzione della parashat Shavua, studiamo un pezzettino di Tania del giorno, la yom yom, eccetera, c'è un filo conduttore. Quando si ha la fortuna di avere un pochino di tempo la mattina per studiare tutti e tre in modo sereno, si nota subito che c'è un filo conduttore. La parashat Shavua che studiamo in queste settimane si parla di Yosef HaTzadik. Perché merita il titolo di Tzadik? Perché benché fosse, e c'è un'altra persona che riceve, un altro Navi che riceve il titolo di Tzadik, è Ovadia, tra parentesi, perché? Perché nel momento in cui da solo, venduto, quindi tra virgolette disprezzato dai suoi propri fratelli, si ritrova nelle condizioni più difficili, riesce a mantenere alto quello che è i suoi valori, mettendo a rischio la sua situazione materiale di oggi e il suo futuro di giovane ragazzo. Il tutto nasce per la sua grandissima fiducia che ha del suo potenziale. Dice che quando era braccato, diciamo così, da Potifera, la moglie di Potifar, Yosef si rende conto che se avesse ceduto a queste lusinghe, minacce, eccetera, avrebbe potuto perdere il suo posto sul pettorale della Rona Cohen. La Rona Cohen aveva questo pettorale in cui c'erano le 12 pietre e con cui il Cohen Gadol riusciva a far da tramite con a Kadosh Baruch Hu, portando delle risposte. Quindi si illuminavano le lettere, e dalle lettere che si illuminavano si potevano dare delle risposte. Ogni pietra per ogni Shevet, per ogni tribù. Yosef sa che deve far che fa parte delle 12 tribù, sa qual è il suo ruolo, benché i fratelli l'abbiano sottostimato, benché fosse in Egitto e tutta la sua realtà gli gridava contro, fa esattamente quello che deve fare. E quindi scende in prigione, si occupa dei due ministri, ha l'opportunità a un certo punto quindi di uscire e di fare quello che deve fare nel modo più naturale, perché la parasha lo dice: Yosef interpreta i sogni di Parò e continua a dare spiegazioni e continua a dare già la strategia di
politica e sociale per superare in modo ottimale i 7 anni che si prefiggono di carestia. Ma questo era solo possibile, lui poteva raccontare che cosa fare del grano, perché aveva vissuto 12 anni in prigione e quindi conosceva molto bene quali erano tutte le tecniche di conservazione. Non l'avrebbe potuto fare prima. E quindi la Dmura Zakhen decide di darci una mano e di aiutarci in quello che è il nostro lavoro, soprattutto con noi stessi. Perché all'epoca tutti andavano dal proprio Rebbe e lui stesso dice: io non ho più tempo, io sono un morè, sono uno studioso, sono un morè, non ho tempo di occuparmi di tutti. Venite tutti a farmi domande sia a livello di studio spirituale, ma anche molto spesso a livello materiale. Io non ho tempo. Quindi scrivo questo testo in modo che ognuno possa trovare le proprie risposte. Chiaramente anche dopo aver scritto il Tanya e averlo pubblicato, e poi parleremo un attimino della pubblicazione, la gente i Hasidim continuarono ad andare da lui e lui continuò a riceverli chiaramente, ma ha dato a noi l'opportunità di fare un lavoro che non avremmo potuto fare altrimenti, in una generazione in cui ad ognuno è richiesto il proprio lavoro. Non ci sono sconti, ognuno deve fare la sua parte. Ed è molto chiaro, tipo il mio incontro di ieri è molto chiaro, che ognuno deve fare la sua parte. Io devo dirlo a questa persona deve dirla a me. Ognuno ha da terminare qualcosa. Ed era molto, molto evidente. Una piccola nota sulla pubblicazione: quando la Dmura Zakhen terminò il Likutei Amarim, quindi il Sefer HaBenonim, chiaramente c'erano delle grandi opposizioni a quello che era la rivelazione di grandi segreti della Torah, ma allo stesso tempo sottovalutare la portata enorme di questo regalo. E quindi c'era la paura che alcuni potessero manomettere un po' il significato del testo, cambiando le parole, cambiando il testo e quindi sabotando un po' il lavoro. Questo ha fatto sì che la Dmura Zakhen abbia sospeso la copiatura di questo testo per 5 anni, portandolo direttamente in stampa. Da qui, se ci fermiamo un attimino a pensare, un grande tzaddik investe 20 e passa anni della sua vita a scrivere non so come chiamarlo onestamente, a scrivere Torah che possa aiutare il popolo ebraico, sacrificandosi con grande sacrificio personale, e dopodiché nel momento in cui è pronto per pubblicarlo, e non solo non viene acclamato dal grande pubblico, ma ci sono dei tentativi di sabotaggio, al punto che l'opzione più intelligente e quella più sicura è quella della pubblicazione di stampa. Qui parliamo alla fine del 1700. Se però facciamo un attimino di mente locale, ci rendiamo conto che da una parte è stato un grande sacrificio, ma dall'altra parte è stato un grande slancio. Quindi ogni situazione, anche i grandi tzadikim vivono delle prove in cui viene richiesta una extra pazienza, non so come dire, anche se stanno facendo qualcosa di estremamente kadosh, di estremamente importante, dove hanno investito tutto loro stessi, magari anche con delle sofferenze fisiche, tutta la realtà li grida contro. E ci verrebbe da dire, Hashem, quando facciamo le nostre 4 chiacchiere, io faccio le mie chiacchiere, me lo spieghi? Perché? Perché? Perché se io faccio quello che tu vuoi non funziona come dovrebbe funzionare immediatamente? Molto spesso la risposta non è sull'immediato, ma è su quello che succede un pochino dopo. Il fatto che la Dmura Zakhen non può far copiare il testo lo obbliga ad mandarlo in stampa. Significa preparare il testo a una grande divulgazione. E da lì c'è l'uso e il costume di stampare Tanya in ogni angolo della terra, così come Baal Shem Tov incontrò la Neshama di Mashiach e chiese quando arrivi, dice
Scefuzzo Maianetta Fuzza, che le tue che tutti i tuoi insegnamenti escano fuori. Quindi non solo dobbiamo averli per noi, ma dobbiamo farli, condividerli con tutti quanti. Ed è per questo che il Baal Shem Tov pone di nuovo questa domanda, perché era stata già posta quando arriverà Mashiach, ma il punto è che non è qualcosa che è solo per me, qualcosa che io devo fare per me, capire per me e poi illuminare fuori. Non per niente, queste sono anche la settimana di Hanukkah. Che cos'è il significato di Hanukkah, di rimanere davanti alle Nerot, ai lumi di Hanukkah? È quello di prendere una delle varie cose, di prendere la luce di Hanukkah e di accenderci dentro per fare la stessa cosa. E quando noi riusciamo a farlo, ci sono magari dei piccoli momenti in cui riusciamo ad accenderci, andare al di là di tutta la razionalità, dei pensieri, delle preoccupazioni, vediamo la mano di Kadosh Baruch Hu. Quindi innanzitutto un augurio a tutti noi di poter vivere così veramente, al di là di quello che è la realtà che noi, a cui siamo abituate, e lasciare l'opportunità di andare al di là di tutto questo, di dare opportunità a Kadosh Baruch Hu di farci vedere qual è il passo successivo, molto spesso anche se molto difficile. Un'altra cosa di cui abbiamo sempre discusso tantissimo e che a cui per me è molto cara è il perché l'Admor HaZaken scrive Tanya. Quali erano le domande principali dei suoi Hasidim? Noi sappiamo che l'Admor HaZaken era l'allievo più giovane del Maghid Mezrich, la cui Lulà è lo stesso di Yud Kislev, quindi aveva già detto al suo alunno che festeggeremo in questo giorno. E ogni Hasid, ogni alunno del Maghid Mezrich va ricevuto, chiamiamolo così, una regione dove insegnare, influenzare e ravvivare la comunità. Noi parliamo di una comunità dell'impero russo zarista estremamente impoverita, estremamente in difficoltà. Vari zar che si susseguivano decidevano sì e no di promulgare delle leggi contro gli ebrei, quindi creando una estrema instabilità politica e sociale. Quindi l'Admor HaZaken riceve il suo, in francese, il suo arrondissement, la sua area geografica, ma il fatto che ci sono zone geografiche in cui ci sono Hasidim, altri Hasiduyot, è proprio dal fatto che ogni alunno del Maghid Mezrich ricevette una regione dove insegnare, ravvivare e ispirare. Ma diciamo il lavoro più, chiamiamo così, tra virgolette, quasi scientifico, è quello dell'Admor HaZaken, perché riesce in modo in un modo sintetico, possiamo dire, spiegarci dei concetti che nello Zohar sono assolutamente incomprensibili per il nostro livello. Abbiamo detto che ogni concetto deve essere è valido nel momento in cui è recepibile dal cli, dal recipiente che lo riceve. Se un concetto non è proporzionale al cli che lo riceve, straborda. Se noi mettiamo troppa acqua in un bicchiere, il bicchiere fa uscire l'acqua, quindi non c'è un godimento, non c'è un apprendimento, ma c'è una spaccatura, una rottura del recipiente. Quindi l'Admor HaZaken è riuscito, attraverso i suoi insegnamenti, a formattare dei concetti estremamente elevati, quasi impalpabili al nostro livello, ma che attraverso questo studio noi possiamo rifare nostri, a ognuno al suo livello, col tempo, eccetera. Come si dice, una lunga strada ma corta. Ma qual era la domanda principale? Cos'è che l'Admor HaZaken aveva imparato dal Maghid Mezrich? Perché andò dal Maghid Mezrich e non a Vilna? Perché lui voleva imparare a pregare. Cosa vuol dire a pregare? Sappiamo che era un bambino prodigio. Pregare significa connettersi con la Kadosh Baruch Hu, ritrovare quello che è il rapporto di amore e timore con Hashem. Perché se noi siamo la sposa di Kadosh Baruch Hu, e Hashem lo sposo, e abbiamo fatto questo contratto con Matan Torah, è chiaro che c'è
che non c'è, non ci può essere specialmente indifferenza, ci deve essere, c'è un rapporto. Anche colui che dice non sono indifferente, è chiaro che non è veramente così, è semplicemente un livello superficiale e che deve far uscire, diciamo, tutto quello che è dentro ancora, che è ancora prigioniero dentro. Quindi Almura Zaken scrive l'Ikutei Amarim per rispondere alla domanda dei suoi Hasidim. Come poter servire a Kadosh Baruch Hu con amore e con timore? Come faccio a essere vivo nel mio servizio divino? Come faccio a essere cosciente di questo rapporto? Perché Kabbalah Tol, cioè prendere il gioco divino, è chiaro che noi prendiamo il gioco divino. La domanda è come lo vivo questo gioco divino? Come lo affronto? Ed è chiaro che tutto questo era funzionale per la nostra generazione, dove per poter servire a Kadosh Baruch Hu, devo farlo con Simcha, perché sennò le distrazioni sono troppo forti. Se io non ho godimento, piacere a studiare Torah, invece di stare qua insieme a studiare, apro un film e mi guardo un film. Faccio qualcos'altro. L'opportunità di fare qualcos'altro è troppo forte per far sì che uno dica, beh, non ho alternativo studio Torah. No, c'è tutto e troppo. Quindi se si vuole studiare Torah, bisogna avere la voglia di studiare Torah. Perché ho voglia di studiare Torah? È perché ho piacere a farlo, perché mi fa star bene. Soprattutto la nostra generazione. Quindi la Gmura Zaken si rivolge ai suoi Hasidim per aiutarli a sviluppare quello che è un sentimento genuino di attaccamento. E tutto questo per rispondere alla famosa, per capire perché Moshe Rabbeinu dice in Parashat Nitzanim, chi carovelecha davar meod, vificha uelfacha la sotto, perché la cosa è molto vicina nella tua bocca, nel tuo cuore, nella tua bocca, per farlo. Ma se io la mattina mi sveglio e sono assolutamente indifferente a tutta la spiritualità e non ho voglia, come faccio, com'è che Moshe Rabbeinu dice chi carovelecha davar meod, che la cosa mi è molto vicina? Se Moshe Rabbeinu l'ha detto, vuol dire che è veramente vero e che è veramente una realtà. Per tutto il popolo ebraico, Ki karov elecha davar meod, la cosa è molto vicina, mi sta a cuore, non è qualcosa che mi sta lontano, mi sta veramente a cuore. Allora, come posso far prendere questo DNA di Ki karov elecha, la cosa mi è molto vicina, e trasformarla in quello che è la mia quotidianità? Come faccio a prendere qualcosa che è estremamente intimo e che molto spesso nella vita di una persona si esprime o si rivela nei momenti di grandi crisi, non aver bisogno delle grandi crisi, Chas v'Shalom, e poter trarre fuori questo grande amore, questo grande attaccamento, questa grande importanza del rapporto con la Kadosh Baruch Hu nella mia quotidianità, in grande serenità? Come faccio? Karov elecha davar meod, perché la cosa è molto vicina a te. Quando qualcosa ci è molto vicino, vuol dire che diventa una priorità. Non c'è niente che abbia valore più grande e più importante. Io mi ricordo che ho sentito che alcuni, lo aleno, ma ci sono stati ebrei che sono stati presi prigionieri. Le cose che a un certo punto sono andate, piano piano si chiedono varie cose, ma alla fine chiedevano un sidur. E quando hanno dovuto fare l'ultima dichiarazione, hanno detto: io sono ebreo, mio padre è ebreo, mia mamma è ebrea e questo sono io. E questo è il momento di grande crisi. Magari nella loro vita non avevano condotto una vita estremamente ebraica, ma nel momento di crisi questo è quello che esce. Allora la domanda è: siccome noi dobbiamo vivere b'mesirut nefesh, con attaccamento per HaKadosh Baruch Hu, e non Chas v'Shalom morire, perché Hashem ci vuole qui per vivere, come faccio a vivere con questa grande passione? Questa grande passione che mi dà la forza di alzarmi dal letto e di vivere la mia quotidianità nel modo più bello. Perché poi noi sappiamo che Simcha porta Simcha, mitzvah goreret mitzvah, una mitzvah porta un'altra mitzvah, e la Simcha porta ancora mitzvah. Si attaccano le cose. E quindi Admura Zaken decide di scrivere l'Ikutei Amarim, principalmente, che è il Sefer HaBeinoni, in cui viene descritta la nostra, come siamo creati, come Hashem ci ha creato.
E in questi ultimi giorni la Gura Nanak spiega che cos'è la Neshama e lo Kit. La Neshama e lo Kit, che è, abbiamo parlato sempre di questo filo che connette a Kadosh Baruch Hu con noi, ovviamente sono tutti riferimenti. Non è allegorici, ma se noi sappiamo che Akadosh Baruch Hu ha creato questo mondo con la parola, quindi cos'è la parola? Qualcosa che viene a livello esterno, d'accordo? Quando noi parliamo, chiaramente per Akadosh Baruch Hu è tutt'uno, ma nel nostro contesto, ad esempio, quando noi parliamo, la parola diventa esterna a noi. Noi abbiamo un pensiero che rimane interno, nessuno può sapere che cosa sto pensando, anche se ci sono i mentalist, in realtà hanno i loro trucchi. Nel momento in cui io dico qualche cosa, questa cosa diventa esterna. Quindi la parola, il mondo, Hashem crea il mondo con la parola, ma la Neshama e lo Kit, Hashem dice nella creazione di Adam Arishon, che Hashem soffia la Neshama nelle narici di Adam. Cos'è questo processo di soffiare? Qualcosa che è molto interno a me e che passo a qualcun altro. Infatti, quando si fa respirazione per ravvivare qualcuno, bocca a bocca, è un esercizio molto difficile. Non è come parlare. Dobbiamo investire molte energie. Quindi la Neshama e lo Kit non ha bisogno di tikkun, non ha bisogno di cambiare, non ha bisogno di elevarsi. È una scintilla divina, così come Kadosh Baruch Hu, incorporato nella Neshama. Il lavoro della Neshama Elohit è quello di far soggiogare la Neshama Behemit, quella che conduce tutti i nostri istinti animali, i nostri istinti vitali, e che se da una parte può essere il nostro peggior nemico, se riusciamo a domesticarla diventa il nostro migliore amico, perché tutti i caratteri, le caratteristiche diventeranno i nostri migliori amici. Se Hashem ci ha regalato qualche cosa nel nostro carattere e lo addomestichiamo per Hashem, quello diventerà un grandissimo privilegio. Dipende che cosa ne faccio. Viene anche chiamato Klipat Noga. Che cosa ne faccio di questa cosa? La uso per HaKadosh Baruch Hu, la uso per il bene, per fare il mio sforzo nel mondo, oppure divento succube. Molto spesso c'erano delle persone che apparentemente sembravano molto semplici, che andavano dal Rebbe, si ferma nella distribuzione dei dollari e il Rebbe si fermava a parlare con loro in modo lungamente. E noi che non siamo esperti di Neshamot, potevamo dire, non si capisce perché. Perché spesso, molto spesso una grandissima Neshamot può essere vestita di un corpo molto semplice e viceversa. Noi non siamo grandi esperti di Neshamot, ma è chiaro che la Neshama non per forza c'è una relazione proporzionale con quello che è l'involucro. Noi non lo possiamo sapere, ognuno però ha il suo percorso. Tzadik lo sa, lo vede, noi non lo sappiamo. Quello che però possiamo imparare da qua è che ognuno di noi ha la sua shlichut, e che ognuno di noi ha ricevuto esattamente quello che di cui necessita per finire il lavoro che deve fare, per superare gli ostacoli che deve superare, e soprattutto lì dove fa male, evidentemente lì dove bisogna lavorare. Quello che ci viene facile, non abbiamo bisogno di trasformare niente, non abbiamo bisogno di cambiare. Lì invece dove ci viene molto difficile, evidentemente lì che dobbiamo superare, trasformare, soggiogare e trasformare. Quindi questa è la breve introduzione dei primi giorni di Hanukkah, dove la Gemara Zaken ci ricorda che noi siamo, una parte di noi è al di là della creazione, siamo connessi direttamente con linea diretta, wireless diretta con HaKadosh Baruch Hu, dobbiamo solo lasciarla parlare. Quando lasciamo parlare, riusciamo ad arrivare a dei livelli molto, 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 molto più alti su quello che noi dobbiamo fare. Magari agli occhi degli altri non è interessante, ma non importa, questo è quello che noi dobbiamo fare. E quella è la cosa più importante. Shenizkeh legeulah amitit v'shlemah, b'simcha u'betuv levav, che possiamo meritare la geulah, la nostra geulah pratica, la nostra geulah personale,
con gioia, con pienezza del cuore. Cosa intendo per pienezza del cuore? Con soddisfazione che abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo fatto i nostri passini avanti, siamo saliti la nostra montagnetta. Quando noi siamo orgogliosi, magari non abbiamo raggiunto la cima, ma sappiamo che siamo su un percorso, un buon percorso, quello ci dà soddisfazione e ci permette il giorno dopo di continuare a fare un altro passetto in avanti. Un passo dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro, piano piano arriveremo alla meta. Hashem ci aiuta ad arrivare a quella che è la nostra meta. Come sempre dedichiamo all'Unishmat Michal Bashmuel Chai. Hashem, stiamo finendo le correzioni delle storie, quindi stiamo in dirittura d'arrivo per la pubblicazione. Che si sia brachà, che vengono accettate. E mia cugina Dina Ban Angela Rachel, David Ben Yosef e Yitzhak Ben Yosef. E chiaramente prima era Roda Rashmuel Ben Yosef. Poi ci Posso dischiedi che aggiungere Levi ben Shlomo? Leilui Nishmat Levi ben Shlomo, che è mancato la settimana scorsa. possiamo rincontrarli molto presto, così come lo dicevo nella tefilà, per incontrare molto presto i nostri cari e di. Se il lavoro è nostro, che dobbiamo portare noi la Geulah, che Hashem ci aiuti a capire cosa dobbiamo fare. Quindi veramente di essere, come si dice in ebraico, betokef. Quando sentiamo che facciamo quello che dobbiamo fare, non stiamo perdendo tempo. Amen.